Tu non sai quanto sono contento di averti con noi. Benvenuto a bordo. Grazie. Perché poi è proprio il caso di dirlo. Sì, esatto. Vabbè, io non vorrei fare la guastafeste, però visto che il tempo stringe volevo darti un po' di dettagli su quello che è il nostro lavoro. Vabbè, purtroppo come vedi la mia socia è un po' ansiosa. Non è questo, che voglio spiegargli il tipo di clientela che abbiamo. È gente molto ricca, abituata al lusso e a piatti molto elaborati. Non sarà semplice da accontentare. Tranquilla, non li deluderò. Poi io ho già pensato a dei menù dedicati. E praticamente sono dedicati a seconda di ogni luogo che poi visiteremo. E così da fargli, diciamo, esplorare il territorio anche a livello gastronomico. Beh, sì, mi sembra un'ottima idea. Ovviamente sempre piatti di alta qualità, eh? Ovviamente, tradizionali ma non banali. E rivisitati con l'estro dello chef. Bravo, bravo. Guarda, avrebbe quasi voglia di imbarcarsi solo per assaggiare i tuoi piatti. No, non ci provare, che tu mi servi a terra, eh? Beh, okay. Va bene. E tu invece adesso vai a riposare, perché sì, ci servi pronto per domani mattina che si fa. Esatto. Riposati che ci servi in forma. Sarà fatto. E grazie ancora. Grazie a te. Ciao Patrizio. Ciao e buona serata. Grazie. Ci ha salvato la vita e ci ringrazia pure. Oh, ce l'abbiamo fatta, non ci posso credere. Aspetta a dirlo. Che c'è? Dobbiamo ancora comunicarlo a mio padre e sperare che accetti l'idea che abbiamo assunto uno chef così giovane. Non sarà una passeggiata. Quando sei scomparso per me è stato uno shock. Ero piccola e l'ho vissuto come un abbandono. Significava che tu non mi volevi più bene. Ma non era così, no? Ora te l'hanno spiegato, no? Sì, mamma provò a spiegarmi, io finsi di capire. Ma restava il fatto che tu se n'eri andato. Poi siamo state travolte dal processo, dalla tua condanna in contumacia. Ma io non l'ho ucciso. Tu mi credi, vero? Sì, ti credo. Faccio bene? Senti, mi costa veramente fatica raccontare del mio passato. Ma forse è bene che io mi chiarisca, almeno con te. Con tua madre le cose non andavano bene. Tu forse i litigi te li ricordi. Avevo scoperto che mi tradiva con il padrone della fabbrica. Capisci? Proprio lui. Ma lei lo sapeva come ci sfruttava. Lo sapeva come ci sfruttava e tutto quello che ci faceva subire. Sì, io mi ricordo. Io mi ricordo le riunioni con gli altri operai la sera. Sì. Erano anni di lotte durissime. Non si facevano sconti per nessuno, né da una parte né dall'altra. Poi un giorno, durante un picchetto, arrivò la notizia che il padrone della fabbrica era stato ucciso. Così iniziarono i miei guai. Lo sapevano tutti, che aveva una storia con tua madre, come sapevano che era il mio peggior nemico. E chi meglio di Arturo il sindacalista poteva volerlo morto. Ma non è stato peggio scappare, sottrarti al processo? Marina, quelli mi avevano già condannato. Io ero una testa calda. In un'aula di tribunale non mi avrebbe creduto nessuno. Allora sono sparito. Ero giovane e non volevo finire in galera per una cosa che non avevo fatto. Ma io ero tua figlia. Magari crescendo avrei potuto aiutarti. Perché mi hai voluto voltare le spalle per sempre. Ma io pensavo che sparire era la cosa migliore per voi due. Ma adesso mi rendo conto che sbagliavo. Thank you.
perdona. Io non ti dovevo abbandonare. Sei stato carino a venirmi a prendere la stazione con questo caldo, poi. Potevo rischiare che ti sciogliessi aspettando un taxi. Pensare che volevo rimandare la partenza. Purtroppo Nico e Susanna hanno difficoltà a tenere Jimmy in questo momento, perché Susanna sta preparando gli orali per l'esame di avvocato. Nico è pieno di lavoro, quindi... Vabbè, ma sono grandi, no? E dovranno pure imparare a gestire il loro menage senza ricorrere necessariamente a nonna Giulia. È quello che ho detto a mia figlia Angela, infatti eccomi qua. Meno male che hai una figlia saggia. Speriamo che la mozzarella sia arrivata sana e salva. E questi? Sono per te. Portarli alla stazione era un po' complicato. Avrebbero patito più della mozzarella. Se ricordo bene, sono i tuoi fiori preferiti, no? Ricordi benissimo. Che c'è? Ho qualcosa... Cioè, il trucco, forse non sono neanche data una guardata. No. È che sei bellissima. E ora che sei qui, mi rendo conto di quanto mi sei mancata. Anche tu mi sei mancato, Dennis. Sai che secondo me stasera arriviamo tardi al ristorante? Sempre se non ti dispiace. Assolutamente no. E ha fatto fortuna, accomodatevi, trasformando la bottega del padre in una grande catena con filiali in tutti gli Stati Uniti. Oh. E da buon italo-americano è innamorato della terra dei suoi nonni e non vede l'ora di farla conoscere alla moglie e alla figlia. Beh, mi sembra un inizio molto promettente. Un cliente ben disposto, ansioso di godersi il viaggio. Sì, è un cliente molto ricco ed anche molto esigente, Serena, quindi mi auguro che sia tutto pronto per accogliere lui e la sua famiglia nel migliore dei modi. Sì, 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 adesso sì. Che significa adesso? Ci sono stati dei problemi? Ma no, guarda papà, niente di che, noi insomma abbiamo già risolto tutto, niente di grave, ecco. Anche se abbiamo dovuto sostituire parte del personale di bordo. Avete dovuto rimpiazzare qualcuno dei marinai? No, l'equipaggio è rimasto lo stesso, il problema l'avevamo avuto in cambusa. Sì. Insomma, la smettete di girarci intorno e mi dite che diamine è accaduto? E vabbè. Il nostro chef ci ha mollato all'ultimo momento, quindi abbiamo dovuto sostituirlo. Sì, ma siamo stati fortunati, perché lo chef che abbiamo ingaggiato è talentuoso, è molto giovane, ma anche molto apprezzato. Esatto, sì, e poi è una persona di fiducia, lo conosciamo molto bene e siamo sicuri che non ci deluderà. E chi sarebbe questo fenomeno? Patrizio Giordano. Ah, il figlio del portiere? State scherzando, spero. Comunque, ho sentito mamma, il viaggio è andato bene, ha detto che Dennis è andato a prenderla al treno. Insomma, mi sembrava contenta. Tutte quelle ansie che aveva prima di partire? Ma insomma, non abbiamo parlato tanto, comunque era Dennis lì con lei, per cui non mi sembrava il caso. Ma l'ho sentita rilassata, allegra, e credo che vederlo le abbia fatto bene. Allora, mi fa piacere per tua madre, se la merita un po' di tranquillità. E poi Dennis, secondo me, ci tiene tanto a lei, è sempre così attento, disponibile. A parte qualche piccola ombra. Comunque, l'importante è che era serena e rilassata. Poi, per il resto, sono anche contenta che sia riuscita a prendersi un po' di tempo, insomma, per starsene con lui. Merito anche tuo, che ha insistito per farlo partire. Che dirti, speriamo che si goda questa vacanza. Ah. Madame? Champagne, hai pensato a tutto. I bei momenti vanno festeggiati, no? E poi è talmente bello averti qui con me. Beh, allora possiamo dire alle partenze non programmate. E agli arrivi molto graditi.
questo posto. C'è un... non so, c'è una bella atmosfera. Sì. In cucina hanno un cuoco che è un mago. Io spero proprio che tu sia affamata, perché voglio farti assaggiare tutte le loro specialità. Ma prima... Per me? E l'astuccio non è un granché, ma credo che apprezzerai molto quello che c'è dentro. Dennis, ma... Ti piace? È bellissimo. Vediamo come ti sta. È perfetto. Dennis, io... non lo so, me... mi gira la testa. Grazie. Non so che dire. Mi basta che tu sia qui. A noi due.